Buongiorno e buonasera dal vostro Azzurrito, ragazzi e ragazze, ed eccoci qua con questo nuovo episodio di Wada Noir, che è sempre più frizzante. Adesso continuiamo il nostro cammino, abbiamo salvato le ragazze. Bom bom HP. È un oggetto? Sì. Più 5 punti agli HP massimi. Sapete che vi dico? Solo Wada Noir si può permettere queste caramelline. Oh, ci sono delle scale. Ah, altri pesci, questa volta color verde speranza. Poi delle meduse che si sono fatte la permanente bionde. Ci tengono ad essere belle queste meduse. A quanto pare sono fangirl di Marilyn Monroe. Pum, 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 pum. Lo so, sono stronzo e faccio le preferenze. Mamma mia, sono talmente gnocche ste meduse che mi stanno facendo venire qualche pensiero birbante. Octopugno. E che è come One Punch Man, che con un pugno uccide chiunque. Mannaggia. Che poi è bello One Punch Man, non so se avete visto l'anime. A me è piaciuto molto. Purtroppo la storia si è interrotta sul più bello e bisogna continuarlo tramite il manga. Aspetta, prima di andare di là, per vedere se ci sta qualcosa, no? Adesso che ci faccio caso, tutte queste belle stelle mi fanno venire in mente i pan di stelle del Mulino Bianco, mamma mia. Alla fine Don Quixote è passato di qua. E ho voglia di questi biscottini, quasi quasi dopo li compro al supermercato. Uno scudo ordinario con aculei. Aia! Comunque, per quanto riguarda One Punch Man, ve lo consiglio, è molto molto bello. Infatti io stesso ero dubbioso, visto che era un prodotto mainstream alla fine, lo si vedeva ovunque. Invece mi ha stupito veramente in positivo. Allora, ritorniamo al gameplay. Che posso tetro? Bun bun... Ah, ban ban, perdono. Ban ban cattivi! Sistemiamo questa quinta pietra. Ecco fatto, ancora una. Poi la barriera sarà come nuova e tutti gli abitanti del regno marino saranno al sicuro. Cosa mi dice che... No, non affronteremo nessuno, meglio così. Fatto! Ottimo, ancora uno. Ragazzi, avete per caso assunto qualche sostanza stupefacente? Vi vedo ancora più scemi del normale. Ma raga, ma che state facendo? Si stanno a guardare in faccia. Vabbè. Quando avremo finito, la pace ritornerà nel nostro mare. Non credo proprio. Non può ritornare, bisogna sistemare il problema alla radice. Oh, eccola qua di nuovo la streghetta. Dopotutto anche lei è nata in mezzo a quel macello. Lady Clomachia. Ah, Lobco. Oh, che bello, ogni volta ci delizia della sua bellezza. Guardare ma non toccare, purtroppo, eh? È in 2D. Finalmente l'ho trovata. Sicuro di lasciare a casa tuo padre? Ah, è una ragazza forte. La amo ancora di più. Come? Sarà lei a decidere la sorte di questo mondo. Comunque, sì? Perché non state tutti dando una mano? A fare cosa? Ad aiutare Wada Noara! Lei e i suoi famigli sono lì a darsi da fare, no? Solo i suoi prescelti possono essere coinvolti. Sua figlia Wada Noara e i suoi famigli quindi sono capaci di farlo. Infatti, perché quell'altra lì può entrare anche se non è il famiglia di Wada Noara? Penso che anche quest'altra cosa la scopriremo in futuro, ormai è un classico. E che è talmente famoso il padre di Wada Noara.
Dobbiamo andare proprio lì, al castello del dio del mare. Si va, andiamo. Qualcosa mi dice che avremo veramente un pericolo molto pericoloso. Meno male che l'autore o l'autrice ci dà questa scorciatoia. Ah, penso che devo andare di là. Ho detto questo perché non si sa esattamente se è maschio o femmina. Anche se non so il perché, ma io credo che sia femmina. Una ragazza bibantella. Anche voi siete della mia stessa opinione? E che cacchio, fatevi prendere. C'è il pesce martello, ad esempio. Questo è un semplice squalo con una bocca talmente aperta che mi fa impressione. Ecco cos'era quello hop jump. Il salto nel cerchio. What the fuck? Incanto marino 2. Cavolo, guarda, ora sta diventando proprio un carro armato con le treccine. Oh cavolo, non mi piace dove siamo giunti. Non c'è neanche una bella musichetta allegra. No! Invidio Dolphy che ha dato la mano a Guadagnara! No! Adesso invidio anche un gabbiano! Non ci voglio credere che sarei arrivato a questi livelli un giorno. Mar antico. Ah, ecco, adesso la musichetta comincia a farsi più ricca di strumenti musicali. Mi sembra strano che non abbia messo nemici. È un mortorio totale! Infatti, neanche qui ci stanno i nemici. Tutto ciò mi spaventa. Ottenuti a baloni. E che roba è, mo? Mollusco succulento. Ah, da mettere come elmo. Mi sto immaginando le peggior cose. Seghe! Wow! Le seghe? Non capite male con i doppi sensi. Arma sega. Paura, eh? Attenta al rinculo. Devo fare il serio in questo gameplay. Devo fare il serio con la sega, ragazzi. Io mi sto preoccupando di questo rinculo che fa la sega. Comunque, siamo giunti all'ultima pietra. È tutto fin troppo tranquillo, tutto fin troppo facile. A me la cosa non piace. D'ora in poi il mare sarà al sicuro. Ma non credo proprio, Guadagnara, perché altrimenti il gioco sarebbe già finito. Eccoci qua. I bambam cattivi, proprio così. Come il motivo? Memoca, ma... Buongiorno! Meglio tardi che mai a svegliarsi. Sì, sì, tanto. Si calmeranno tra un millennio di anni o due. Quindi dobbiamo aspettare 1000 o 2000 anni. Per farli calmare. Sì, sì, tanto, Memoca. Guarda, ti giuro, t'avevo sopravvalutata. Ok, dobbiamo tornare in città. A Deep Sea Town. Bello, il faccino felice di Guadagnara. Ah, sai chi c'è qua? Oddio, ma questo non si arrende mai. Ma trovati un altro hobby. Che ne so, magari a girarti i pollici. Sai, amici, trova qualcos'altro. Oppure a lavorare in un circo, in un acquario.
Lo so, non facevo ridere la battuta. Secondo me no. Squalo brutto e cattivo. Oh, finalmente può stare un po' a riposo, Wadanohara. Ti vedo giù di corda, tutto ok? Sì, sto bene. Siamo tutti salvi grazie a te, perciò tirati su. La barriera è ritornata nel suo immenso splendore. Adesso il regno è al sicuro, ma sicuramente accadrà un imprevisto, perché altrimenti il gioco sarebbe già concluso. Parlo un attimo con i personaggini qui presenti. Sempre di poche parole alla principessa, però il pesce in testa parla al posto suo. Sal, sei troppo premuroso. Talmente tanto che più che dolce ti definirei salato, da Sal. Ma la battuta non fa ridere, ma capitemi, che altrimenti non sarei più io. Un riposo ben più che meritato. Naturalmente la scena in cui Wadanohara si cambia per mettersi il pigiama non la vedremo mai. Mannaggia. Non credo, carissima. Ma ci sarà un episodio in cui lo concludo proprio quando finisce il capitolo? Mannaggia. Cavolo, sa suonare pure il pianoforte. Non so il perché, ma io ho sempre avuto un debole verso le ragazze che suonano il pianoforte classico. Ha troppi pensieri in testa. Quindi andiamo a farci una bella passeggiata. Ah, qui ci sta il nostro bel polpone. Per il momento, Fukami, eh? E non dirlo che poi ti richiami le brutte notizie qui. Ah, ok. Disegniamo le stesse cose. Ti sto disegnando, Wadanohara. Sta a fare una fanart. Dai, andiamocene. Tatsumiya, che ci fa qua? Lo sapevo che avrebbero fatto la passeggiata insieme, bricconcelle! Bene, andiamoci. Sono sicuro al 100% che adesso scopriremo un po' del passato di Tatsumiya. Sono qui perché lo voglio. Amo questo mare, sono nata qui, cresciuta qui.
È troppo dolce, Guadalara, ci tiene troppo a dove è nata. Perché lei si preoccupa così tanto per lei? Sono quel che sono grazie a te. Mamma, quanta gnocca. Anche Guadagnara non scherza, infatti è dolcissima. Ah, quindi lei conosceva il padre di Guadagnara. A volte un po' goffo, proprio come te. Ah, e qual è questa cosa importante? Alla prossima notte di plenilunio si terrà un banchetto al castello, immagino per festeggiare la ricostruzione della barriera? Vorrei che tu invitassi Lady Clomachi da parte mia, se puoi. Ecco, io lo sapevo il motivo. Ma poi perché chiamare sempre questa streghetta che almeno dal mio modo di vedere non ha fatto praticamente nulla? Ah, un altro capitolo concluso. Questa volta è durato pochissimo. Giusto che lei, per come è disegnata qua, sembra veramente una che assume allucinogeni. Mi ricorda quella rana psichedelica da Futurama. Vi ho rovinato il PG, lo so. Si è interrotta di nuovo. Non ho ancora voglia di suonare il pianoforte. Altra camminata? Da quando la barriera è stata ripristinata, il mare sembra tranquillo. Sarà un buon segno o... Oh, giocheremo un po' con i nostri famigli. Bravo, Guadagnara. Un po' di social fa sempre bene. Questi qua stanno mangiando, non l'hanno neanche invitata. Invece di stare sempre qui seduti a mangiare. E avrei detto sono stufo di mangiare. Ah no, quello non lo direi mai in effetti. Davvero? Allora, dove possiamo andare? Sarebbe figo visitare posti dove non siamo stati tanto. Tipo in una rosticceria. Magari, Dolphy, magari! L'isola Arcobaleno. Beh, andiamoci allora. Ah, naturalmente me la devo fare a piedi. Speravo di ritrovarmi direttamente là. Vabbè, l'ho sperato troppo. Che ci vanno queste qua? Devo muovermi, altrimenti mi indebolirò. Hop, 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 hop. La ginnastica è molto importante. È più stupido di come pensavo. Che? E siamo sulla nostra barchetta. Sasso, carta, forbici, pari? Perdere tempo durante il viaggio. Sei ancora in pensiero? Perché dovrei esserlo? Sembra proprio di sì. Ti preoccupi troppo, è tutto a posto. Sento un gabbiano, non può fare le forbici con le sue... Sì, guardate lì con le sue ali! Quindi basta buttare sempre un sasso verso Memo che si vincerà sempre.
Poverina, mi dispiace per lei. Cavolo, ci stanno i palloncini. Di tutti i colori. Che bello quest'isola arcobaleno. C'è festa tutto l'anno. Oh, che bello, un po' d'allegria. Oh, vedete come saltella? E che la ranocchia. Isola arcobaleno. Mi viene da ridere, sinceramente. Quanti palloncini, carini. Voglio scopparne uno. Ok, Dolphy adesso ha paura dello scoppio del palloncino. Dovrete assorbirvi tutto il video gameplay con questi saltellini. Scudi affettati. Che cacchio è? Uno scudo con salsiccia, prosciutto, buono. Ah, gli affettati! Ma io voglio mettermi a dieta e non posso ogni volta. Che palle! Una volta mia madre, l'altra volta si è messa a cucinare una torta cacao con i pezzettini di pera. Ragazzi, una delizia. Hop, hop, oppala! Bang! Ma poi mi chiedo come faccio a farli scoppiare? Che usa la bocca? No, ma vedete che lì stava uno scrigno. Che palle, torniamo indietro. Ball gag. Ma che cacchio sta raccogliendo in quest'isola? Sì, proprio quello. Aiuta la difesa. Oddio, sapete che adesso non so cosa sia? Aspetta, mi informo un attimo. Oddio, ho capito cosa. A parte che si pronuncia ball e non ball. Scusatemi la pronuncia un po' fatta col culo. Quel cacchio di strumento per il sadomaso. Guardate, vi ho messo un'immagine sopra il video. Spaventoso. E già mi immagino a danuare con questo. A questo punto, piccolina mia, buttati sul letto, ti leggo. Con delle cinture o con delle catene o con delle manette pelose, quel che preferisce, magari anche zebrate o leopardate, e il resto verrà da sé. Io lo so che Guado Noara sta cercando di propormi qualcosa con questo utensile. Non la credevo così audace. Oh, finalmente abbiamo finito di saltellare. Madonna mia, mi sembrava di giocare a un platform. Quanti bei palloncini. Oh, la chiave. Stavo camminando e non l'ho vista. Pensate un po'. Che ci fanno queste due qua? Buondì, Robco. A te ti saluto sempre. Invece a Clomachi, chi se ne incula? No, ma Robco è amorevole, dai. Mi dispiace che viene bullata continuamente da questa streghetta. Ah, davvero? No, Lobco. Ma tu devi pensare che io non ti dimenticherò mai, perché l'amore mio per te è eterno. Sebbene io sono per la poligamia. No, Lobco, fermati. Ah, un arcobaleno, dov'è? Ma che bello. Mi credete che per me sono anni che non vedo un arcobaleno dal vivo? Anche perché da me è abbastanza raro vederne uno. Ehi, Dolla, la sei questa? Se esprimo un desiderio appena vedi un arcobaleno cadente, si avvererà. Arcobaleno cadente? Mi manca, ma la stai prendendo per il culo? Infatti Fugami l'ha capito. Lobco poi che... ha capito già tutta la situazione. Infatti. Povera, povera Lobco. E Memo che ha fatto una figura di puntini puntini. Vabbè, Memo che capita anche ai migliori di sbagliare. No, Dolph veramente l'ha pensato, gli arcobaleni cadenti.
Attacco Lumaca. Che cacchio? Si è buttato le lumache addosso all'opaco. Che schifo le lumache, pure a me non mi sono mai piaciute. Eppure c'è gente che se le mangia pure. Perché sì? Ma da dove l'ha presa se lumache? Ah, però adesso che ci faccio caso, Clomachi. Oddio, ma ha la coda da gatto. Adesso ho potuto ben capire che sono uno cecato. Ecco, adesso Clomachi l'ho un po' rivalutata. È avere praticamente una Neko Girl streghetta. Clomachi è una ragazza un po' strana. Un po'. Il passato. Chissà dov'era questo posto. Bravo Doffy! Io a questi banchetti vado solo per il cibo. Ma c'è il pollo fritto, no! Io sono a Stevie, vai vai, uno peggio dell'altro. Ci manca soltanto un diabetico e siamo a posto. Non bevo nemmeno io. Quando ti ho costretto a farlo eri uno spasso. Non lo rifaccio, è stato Clomachi, mi hai fatto venire in mente un'idea stronza, bastarda. Far ubriacare l'opoco? E dopo... già, non capirà più nulla. O magari prenderà lei l'iniziativa verso lo zoo, eh? Avete già capito di cosa stavo parlando? Quindi parteciperanno. Oh, vedremo l'obbligo ubriacata. Ah, sarà completamente indifesa e inerme con le mie manine, birbantelle. Una bella bevuta, Sig. L'obbligo... Ormai è una povera vittima del sistema. Perfetto ragazzi e ragazze, direi a questo punto di concludere questo episodio. Spero che vi sia piaciuto. Nel prossimo sicuramente assisteremo al banchetto. E qualcosa mi dice che durante questo banchetto avverrà un attentato. Non so il perché pensa a questo, ma è un classico. Detto questo vi saluto. Se volete commentate e alla prossima. Ciao ciao.